Cari amici, domenica scorsa, 8 luglio, il Santo Padre Benedetto XVI, durante l'Angelus, recitato insieme con i fedeli nella sua residenza estiva in Castel Gandolfo, ha commentato brevemente il passo del Vangelo di Marco della 14ª settimana per annum, che ci parla della meraviglia che Gesù prova di fronte alla mancanza di fede dei suoi compaesani. Il Santo Padre ha poi messo in guardia sul rischio che si può correre quando si va in cerca di segni e miracoli, dimenticando che il più grande segno è proprio Gesù Cristo, Dio fatto uomo, il più grande miracolo dell'universo. Proprio così, cari amici, questa è la fede della Chiesa, corpo mistico di Cristo. Anche se proprio questa fede oggi è messa a dura prova, specialmente nell'Occidente postmoderno, da una crisi che non ha precedenti nella storia. Per noi, Gesù Cristo, il più grande miracolo dell'universo, rimane sempre l'unico Salvatore, il risorto, presente nella sua Chiesa che con il suo purissimo amore vuole donare a tutti la gioia di una vita nuova, una vita che non avrà mai fine. A questo proposito, sono tanti i casi di persone che incontrandolo hanno cambiato completamente la loro vita. A modo di esempio, voglio qui citare l'esperienza particolare del regista spagnolo Juan Manuel Cotelo, che ha girato il mondo intervistando alcuni convertiti da Gesù e adesso li va presentando in modo abbastanza originale ai giovani con lo scopo di realizzare quella che il beato Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI adesso hanno definito nuova evangelizzazione. Juan Manuel Cotelo va in giro infatti invitando i giovani che incontra nelle piazze e per le strade a salire sul suo caravan per vedere le interviste da lui realizzate e approfondire l'incredibile messaggio di cui i convertiti sono portatori. Gesù Cristo è risorto e noi l'abbiamo incontrato. Voglio poi ricordare le conversioni, tra le tante, di tre fotomodelle che, incontrando Cristo, sono passate da una vita leggera e futile ad una vita impiegata nell'evangelizzazione delle giovani generazioni. Mi riferisco qui all'americana Lia Darrow. Alla colombiana Amada Rosa Perez. E alla polacca Ania Golodinowska. Per quanto riguarda l'Italia, cari amici, voglio ricordare come Gesù ha cambiato il cuore all'attrice Claudia Cole, al giornalista Paolo Brosio e al giornalista egiziano Cristiano Magdi Allam, che ha lasciato la religione islamica per abbracciare la fede cattolica, una conversione questa che davvero ha lasciato tutti senza parole. È stato lo stesso Benedetto XVI a battezzarlo nella Basilica di San Pietro durante la grande veglia pasquale del 2008. Cristiano Magdi Allam ha scritto un libro dal titolo Grazie Gesù, nel quale descrive la sua personale esperienza del risorto. La Santa Chiesa, nella persona del Santo Padre Benedetto XVI, ci invita, cari amici, ad approfondire la nostra fede e a donarla a quanti incontriamo nella nostra vita quotidiana. Il mondo ha bisogno di Gesù Cristo, luce del mondo. Cari amici, eleviamo per un attimo il nostro pensiero e la nostra preghiera al nostro Redentore con le parole di Madre Liliana del Paradiso. E tu continui a precedere l'umanità sui sentieri dell'amore, o amore incarnato, o tenerezza del Padre. Continui a cercarla in ansiosa attesa dell'incontro con te. Continui a cercarla al bivio delle sue scelte, nel labirinto dei suoi problemi, nel mare dei suoi dolori. Continui a cercarla anche quando ti nega e ti crocifigge, perché sei amore che si dona e dà la vita, perché la tua presenza, invisibile ma reale, è forza che trasforma il mondo, è vittoria che trionfa sulla morte, è luce che dirada la notte. Amen. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.